Quindi sono andato a vedere un pochettino lo statuto. No, Palermo. Non mi sembrava tanto, non capivo. Allora sono andato allo statuto precedente. Andando allo statuto precedente ho trovato una cosa ancora più ambigua. E allora ho detto fermiamoci un momento e iniziamo a ragionare. E ho fatto delle piccole ricerche, non sono uno studioso, non sono diciamo un appassionato, e quindi ho buttato giù insomma una relazione. Giustamente, come il direttore Maurizio diceva, questa relazione per gli addetti poteva pure passare, però insomma per tutti era un pochettino pesantuccio. E allora il buon amico Corrado, che è una bella penna e descrive in modo magistrale, fa vedere in effetti la cosa bella di Corrado, e che praticamente quando scrive ti fa stare sul posto. E allora abbiamo detto, può essere una bella cosa questa. Quindi lui ha scritto un racconto sulla base delle mie diciamo, notizie storiche, con riferimenti, però lui ha scritto una cosa che è molto, almeno per noi, è molto interessante. Basta, per me, se tu vuoi aggiungere... No, niente, io faccio una precisazione. La domanda di... Perfetto, lui diceva, non ho capito. Ma non perché non lo so, perché effettivamente la ricerca che lui ha portato avanti genera ambiguità e confusione. Per cui dare una parola di chiarimento, cioè chiarire esattamente questo stemma come deve essere fatto e come deve essere rappresentato, è una funzione delle amministrazioni, e da noi viene lo stimolo affinché questa decisione venga definitivamente presa. E in effetti lo spirito del libero ricercatore è proprio quello, portare avanti la tradizione, la cultura di questa, ma con dati di fatto, queste cose, e sperando che l'amministrazione, quella di turno, perché non c'è una matrice politica o ideologica, quello che si fa, sperando che l'amministrazione, quella di turno, si troverà a trattare, si darà tanta importanza a questo, deve dare una parola definitiva, una parola di chiusura, e decidere esattamente come siamo rappresentati, come ci rappresentiamo, quali sono gli elementi simbologici ai quali ci ispiriamo. Questo è un po' insomma quello che dice il testo, il libro. Poi c'è la parte tessuta di racconto, niente di eccezionale, serve soltanto a dare un filo conduttore all'intera ricerca, che è un lavoro veramente in mare, di grande qualità. Quindi io non so se il Maurizio vuole concludere. Aspettiamo il passaggio di Gemello. Lo segni già da là, signore Gemello. Allora ringraziamo i nostri due collaboratori, veramente hanno fatto bello. Poi lo valuterete nella lettura, cioè Corrado è sempre molto modesto, invece altrettanto, quindi ho fatto solo una relazione, ho fatto uno studio di diversi. Quindi andare e tornare dal comune, andare per la cosa brutta a cercare informazioni che non gli vengono date e di non trovare materiale, di non trovare materiale, cioè non trovare allegati, che allegati, documenti, materiale che possa suffragare è un pochettino, dà un po' fastidio. Ho parlato altrettanto, infatti dice vabbè, io ho reso lui ha reso molto scurevole un argomento molto tosto, parlare dello stemma di Castellamare non è una cosa facile, metterlo lì come documento, documentazione, non è possibile, cioè noi non abbiamo nessuna bella idea, nessuna bella idea, cioè noi lo mettiamo là, lo mettiamo, lo sottoponiamo a chi praticamente ne ha le competenze. Quindi, e si spera che possa servire, possa essere diciamo la scintilla che faccia praticamente, che possano praticamente questi signori mettersi in un tavolo di lavoro, di parlare, di capire. E noi siamo stabilisci e ci teniamo, quindi abbiamo una nostra identità, però è brutto poi vedere che uno stemma che ci rappresenta non ha una sua identità. Questa era la... Quindi ora passiamo, penso, al Brindisi. Chiariamo, chi sei tu?